Gobbi, Gobbi, buongiorno. Allora, chi pensa che chi fa, che quelli come me, ad esempio, che fanno dei ragionamenti critici, poi siano contenti quando la Juve non vince o perde, sbaglia di grosso. Non è il mio caso, figuriamoci. Io sono incazzato come una pantera, altro che contento. Però, allo stesso tempo, chi mi segue può tranquillamente vedere video che ho fatto magari dopo la partita contro il Monza, contro la Fiorentina, contro il Bologna e tanti altri e rendersi conto che le mie analisi sono le medesime, sono esattamente le stesse analisi, uguali. Ma perché? Perché, l'ho detto un miliardo di volte, io non mi limito a guardare il risultato, cioè non è che la mia analisi cambia, l'analisi della partita cambia a seconda del risultato. Io guardo la prestazione, cerco di entrare nel merito dell'aspetto tattico, diciamo, della gara. Quante volte ho detto che in altre partite, se gli episodi non ci avessero girati in modo giusto, avremmo non, tutti quelli che sono contenti, che erano contenti perché abbiamo vinto 1-0, avevamo vinto 1-0, non lo sarebbero più stati, perché sono sempre solo vincolati agli episodi. Quante volte l'ho detto? Quante volte ho detto che a Monza ci ha girato bene perché siamo riusciti a far gol del 2-1, che a Firenze ci è andata bene perché abbiamo messo il pullman davanti alla porta e loro hanno fatto 800 cross e non avevano una punta in grado di portare a conclusione la partita. Boh, potrei dirne mille di partite. L'ho detto un miliardo di volte. Ma perché? Perché l'analisi è appunto sempre la stessa. Una squadra che non ha la più pallida idea di come costruire la fase offensiva, che si basa sugli episodi ed ha una fortissima propensione a difendersi con una bella fase difensiva molto ben strutturata. Questo è. Ieri abbiamo fatto gol su una palla regalataci dalla loro difesa, abbiamo avuto un'altra occasione perché il loro portiere ha regalato la palla nei piedi a Chiesa e poi su un calcio d'angolo. Fine. Una con Vlahovic nel primo tempo su un cross. Poi arriviamo anche a Vlahovic. Noi non costruiamo azioni. Ragazzi, a calcio non puoi sempre segnare così, eh. Non puoi sempre segnare così, ma questo è successo anche a Monza. E ci è andata bene, questo è successo a Firenze e ci è andato bene. Boh, adesso non me le ricordo nemmeno tu. Con la Lazio, che è stata una delle migliori partite, ma se andate a rivedervi il video fatto con la Lazio, cosa dicevo? Dicevo che noi abbiamo vinto perché Vlahovic si è inventato due gol. Perché anche in quel caso non abbiamo costruito nulla. Una palla, un lancio, un lancione di 50 metri di McKennie con Vlahovic che la mette giù di petto e si inventa un gol, un cross dalla tre quarti dove Vlahovic in anticipo si inventa un gol. Non abbiamo nessuna costruzione di gioco, ma al di là di, oltre alla costruzione di gioco, non portiamo tanti giocatori nella metà campo avversaria. Cosa avevo detto prima della partita? Avevo detto, mi piacerebbe vedere una certa maturità mentale e un miglioramento da questo punto di vista, ovvero sull'aggressività, sul portare giocatori nella metà campo avversaria. Nulla di tutto questo, perché, lo ripeto per l'ennesima volta, non è la filosofia di calcio di Allegri. Cioè, questa non è un tentativo di denigrare un allenatore, è una presa d'atto di quello che è il suo calcio. E chi non lo vuole fare non guarda, non vuol guardare, preferisce nascondersi dietro le giustificazioni. E infatti, quelli che, ma l'importante è vincere, oggi cosa dicono? Ma siamo scarsi, ma l'arbitro, poi arriviamo anche all'arbitro. È sempre così, si trovano giustificazioni, mai un ragionamento lineare su un'analisi della partita lineare e oggettiva, no? O l'esaltazione del nulla o le giustificazioni. Ma ragazzi, siamo scarsi. Questa volta, questa cosa l'ho letta anche nei vari commenti tra ieri e questa mattina. Miretti, se ci manca Rabiot. Ma ragazzi, di fronte avevamo Badeli, Bani, Dragusin, De Winter, Messias. Ma io posso capire il vostro ragionamento se avessimo giocato contro il Real Madrid o contro il Bayern Monaco o contro il Manchester City. Siamo scarsi rispetto a loro. Ma ancora sta tiritera del siamo scarsi quando di fronte abbiamo il Genoa. Ma veramente ci credete davvero a quello che dite? Vediamo Vlahovic.
Ragazzi, Vlahovic, io l'ho già detto mille volte, lo voglio giudicare quando lo vedrò in un contesto diverso, perché sicuramente è in difficoltà, sicuramente è in difficoltà, è palese e si vede, ma un attaccante con le sue caratteristiche, che per il 90% del tempo che sta in campo riceve palla a spalle alla porta a 40 metri dalla porta, a fare sportellate, o quando va bene dei cross, non può essere giudicabile. E voi mi dite, ma non stoppa la palla, ma io sono d'accordo su tutto, ma a Trezeguet non gli chiedevate di fare quello che fa Milik. Poi la differenza qual era? Che Trezeguet gli arrivava una palla in area e faceva gol. A Vlahovic no, ma Trezeguet era Trezeguet. Ma allo stesso tempo a Trezeguet non gli avreste mai chiesto di fare quello che viene chiesto a Vlahovic. E infatti nessuno glielo ha mai fatto fare. In tutte le squadre dove ha giocato, Trezeguet non ha mai fatto quello che fa Vlahovic. La questione è molto semplice, le caratteristiche. Le caratteristiche. Ad Alexandro gli potreste mai chiedere di fare quello che faceva Beckham? Cioè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, se un giocatore ha delle caratteristiche, o tu le sfrutti, oppure tu gli chiedi di fare altro e in certi casi riesce, perché sono giocatori che sono molto adattabili, hanno varie capacità e quindi si riescono ad adeguare. Altri giocatori fanno pena, ma adesso chi avrà la mia età si ricorderà Vialli con Trapattoni. Ci fu un anno in cui Trapattoni lo mise, se non ricordo male, mezzala o esterno di centrocampo, e Vialli sembrava, rispetto a quello della Sampdoria, un deficiente, un incapace totale. Vialli. Poi ci sono tantissimi altri esempi, ma Vlahovic non potete giudicarlo, al di là del fatto che è palese che non sia in forma, perché anche le cose di base non gli riescono. Ma un giocatore con le sue caratteristiche non può essere giudicato in questo contesto, a 40 metri dalla porta, spalle alla porta, non è possibile. Cioè, io ho fatto la punta, fidatevi, cioè se tu hai determinate caratteristiche e vieni completamente snaturato, magari a volte fai delle prestazioni un po' migliori, ma non puoi essere giudicato in quel contesto lì. Ma perché, scusate, Chiesa, che io addirittura ho sentito i telecronisti parlare, Chiesa, prestazione importante, ma perché nella mediocrità totale Chiesa, quando prende la palla, si vede che ha qualcosa in più. Ma anche Chiesa, ragazzi, quando mai viene innescato? Cioè, Chiesa gli danno la palla perché se la va a prendere sulla fascia invece di star seconda punta come vorrebbe Allegri, quindi va in una zona di campo più consona al suo ruolo, e poi si inventa delle robe. Cioè, ma come fate a non vedere che noi non abbiamo una costruzione offensiva? Ditemelo nei commenti, perché se sono io che non vedo delle cose, fatemi capire. Noi non abbiamo una costruzione offensiva, datemi degli esempi di costruzione di squadra. Ildiz ha avuto ben 6 minuti, perché anche qui Ildiz lo mettiamo su all'87esimo, Ealing lo mettiamo su e gli facciamo fare la mezzala, fuori ruolo. Cioè, per me, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo sulla qualità della rosa della Juve, ma almeno proviamo a mettere in campo i giocatori nei loro ruoli e a sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Proviamo questa cosa qui, poi dopo vediamo, e poi dopo faremo le nostre valutazioni. Cioè, noi stiamo continuando a valutare una rosa e dei giocatori e una squadra sulla base di robe che non sono valutabili, almeno non per tutti. Poi se parliamo della difesa, certo che è valutabile, infatti i difensori sono quasi sempre migliori in campo. Ma perché? Perché la curi quella fase lì. Tu non curi la fase di costruzione offensiva. Arbitri, vabbè, io cerco sempre di non parlarne, perché rispetto ai soliti mediocri che ogni volta parlano degli arbitri, per me la Juve, indipendentemente dall'arbitro, è stata una roba pietosa, per tutti i motivi che ho detto fino adesso. Ma pietoso è stato l'arbitraggio, un'espulsione netta, un rigore clamoroso. Il discorso è sempre quello: se fosse successo pro Juve, interrogazioni parlamentari, senatori o parlamentari che vanno al TG1 a dire che abbiamo rubato da 50 anni, seconda carica dello Stato che dice cazzate, tutte le giornali che aprono con titoloni, solito discorso. In tutto questo la Juve tace, ancora una volta la Juve tace. Quindi, ragazzi, io non mi sento rappresentato né da questa società né da questa squadra intesa come filosofia di calcio dell'allenatore. Poi sono incazzato come una pantera perché non abbiamo vinto, ma guardatevi i miei video e ditemi se c'è qualcosa di differente dalle altre partite. Facciamo sempre la stessa prestazione, a volte ci gira bene, altre no.
iscrivetevi al canale e ditemi la vostra.